Giorgio Ercolani, 47 anni, chirurgia e terapia oncologica. Pier Giorgio Solli, 49 anni, chirurgia toracica. E Stefano Maitan, anestesia e rianimazione. Con un curriculum d'eccellenza, questi sono i tre nuovi primari presentati questa mattina in conferenza stampa e che andranno a far parte dell'equipe medica dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Questa azienda ha iniziato l'acquisizione di personale già dal primo giorno in cui si è insediata. Per ripristinare il personale abbiamo cominciato anche da individuare quali erano le strutture complesse che da più tempo erano in carenza di una direzione stabile e direzione codificata, per cui abbiamo promosso e siamo stati autorizzati dalla Regione per l'acquisizione di un certo numero di primari. I primi tre che abbiamo attualmente assunto per l'ospedale di Forlì sono stati il nuovo chirurgo toracico che prende il posto del dottor Dell'Amore, che si chiama Pier Giorgio Solli, il nuovo primario anestesista che è il dottor Stefano Maitan, che prende il posto del scomparso purtroppo dottor Gambale, e il primario di chirurgia di terapia oncologica avanzata, che era uno dei punti forti dell'ospedale di Forlì, che aveva la tradizione migliore di tutte le Emilia Romagna, per cui il ripristino di queste strutture complesse è nella nostra idea quella che deve dare un rilancio a tutta l'operatività chirurgica di Forlì, che, come dicevamo prima in conferenza stampa, ha questa vocazione di terapia oncologica su tutto l'ambito aziendale, terapia oncologica su quelle nicchie di patologia in cui la numerosità dei pazienti è abbastanza ridotta e in cui la specificità dei chirurghi e tutto il contorno strutturale organizzativo deve essere al meglio per poter garantire le migliori risposte.